Buona presenza di pubblico sabato 17 febbraio in Sala Zarri per la presentazione del progetto Viva Vittoria Ferrara per sensibilizzare riguardo alla violenza sulle donne, oramai divenuta un'emergenza sociale. Ferrara 18 febbraio 2024 di Marco Raboni per TC100 Web TV, un progetto sociale che consiste nella realizzazione di migliaia di coperte in maglia, come vedete dall'immagine, tutte cucite con un filo rosso per dare vita ad un'unica multicolore coperta che servirà per consentire una raccolta fondi da destinare alla lotta contro la violenza sulle donne, ma contro la violenza in genere. Sentiamo quindi nella sua introduzione Antonella Golinelli, una delle curatrici dell'incontro in Sala Zarri. I relatori si accomodano, io do il benvenuto a tutti voi, vi ringrazio per la vostra partecipazione, è un esempio importante di sensibilizzazione questa giornata contro la violenza di genere, in particolare contro la violenza alle donne. Lascio ai relatori, che poi presento man mano, le parole importanti che devono dire. Io invito il dottor Riccardo Manservisi, che è il direttore tecnico, prima artistico, poi tecnico, del Centro Carnevale d'Europa e legale rappresentante di Manservisi Eventi, SRL, grazie al quale noi siamo qui in quanto ospiti del Carnevale come iniziativa collaterale. Lascio a lui le parole. Grazie Antonella. Mi metto qua, guarda, mi metto qua di fianco, solo per fare un breve saluto iniziale di questa bella iniziativa e all'interno delle molteplici iniziative collaterali del Centro Carnevale d'Europa 2024, che sono a vario tema, quindi si va dalle eccellenze motoristiche da Motor Valley fino all'eccellenza della Food Valley, fino all'eccellenza del Wellness Valley, quindi a tema sportivo. E siccome uno dei temi molto sentiti, molto forti di queste settimane, di questi mesi, appunto, è la violenza sulle donne, la violenza di genere, e cosa meglio di, appunto, di queste iniziative che si concluderanno, se dico bene, a novembre nel Castello a Ferrara, di tutti questi bellissimi quadrati, e di ospitare, appunto, diciamo, questo preambolo di questa sensibilizzazione in quel di centro, in come di centro, all'interno un po' della manifestazione principale che è appunto il Carnevale. E poi si collega anche bene perché insomma Carnevale è il Carnevale è divertimento, è colore e sorriso e anche un grande veicolo di messaggi, perché il Carnevale porta appunto in momenti poco gioiosi, come vediamo, diciamo, momenti di alcune guerre, alcune neanche troppo lontane da noi, portare un po' di spensieratezza, gioia e felicità alle persone, ai bambini, ai ragazzi, anche i meno bambini che vengono a trovarsi da tutta Italia qui a centro nelle domeniche, tra cui anche domani. Portare appunto questi colori, che si collega bene anche al tema carnevalesco, questi colori che portano un po' di gioia e spensieratezza. Io non mi volevo dilungare troppo, siamo fieri e orgogliosi appunto di annoverare questa iniziativa diversa appunto dalle altre all'interno della nostra, che l'abbiamo veicolata sia nella conferenza stampa di presentazione della manifestazione il 13 di gennaio, sia all'interno dei nostri canali social sempre molto seguiti. E quindi avanti così, e siamo molto contenti, vi seguiamo sempre con un grande in bocca al lupo e avanti così, grazie mille. Grazie a te Riccardo. Sì, il fatto del colore che sprigiona vivacità e vitalità è la stessa con cui noi desideriamo gridare forte il nostro no contro la violenza alle donne, con un progetto fattivo, immediato, di grande realizzo e di aiuto concreto, e diciamo no con la vitalità che è stata tolta alle persone che quindi non lo possono più dire. Lascio la parola alla dottoressa
Annalisa Felletti, che è consigliera di parità della provincia di Ferrara e presidente del comitato promotore. Di cuore, insomma, io direi in primis a Antonella Bolinelli e a Cristina Milonas per non solo aver organizzato il momento che ci vede qui oggi riunite insomma tutte assieme, ma anche per aver costruito davvero dal basso queste relazioni che oggi si sostanziano nella presenza partecipata di questa sala che vediamo qui oggi. Quindi un grazie in primis a loro per il lavoro importante di tessitura di relazioni che hanno fatto sin da subito. Viva Vittoria, che cos'è? Viva Vittoria Ferrara, in questo caso con una declinazione in realtà provinciale di questa iniziativa, perché è un'iniziativa che ha un respiro provinciale, che parte dal basso e vuole promuovere nelle persone che abitano questo territorio, tra l'altro la provincia di Ferrara insomma è una delle più estese del nostro paese, quindi riteniamo sia una sfida importante e coraggiosa, vuole mobilitare le energie delle persone per tessere delle relazioni, far crescere delle relazioni e esserne da stimolo, e credo che questa sia una cosa particolarmente importante alla luce anche del fatto che siamo usciti recentemente, forse tendiamo a rimuoverla questa cosa, ma da un periodo molto difficile sotto il profilo proprio delle relazioni, che è stato quello della pandemia, quindi credo che davvero questa sia un'iniziativa che ci porta per certi aspetti a ricostruire e ad implementare delle relazioni. Viva Vittoria Ferrara si concretizzerà, troverà la sua compiutezza, il momento definitivo, il 23 e il 24 di novembre di quest'anno, chiaramente alla vigilia di fatto del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. È un'iniziativa che darà vita a quella che viene definita un'opera relazionale condivisa, cioè grazie al contributo che chiunque vorrà darci, uomini e donne, tra l'altro guardate non solo residenti all'interno del perimetro della provincia di Ferrara, perché in realtà le energie che si sono mobilitate sono state davvero così tante che abbiamo ricevuto offerte di supporto anche dai territori limitrofi, e siccome crediamo insomma nel valore di questa iniziativa proprio finalizzata alla creazione di relazioni, noi ben volentieri abbiamo accolto con gioia il contributo che ciascuno vorrà dare. Verranno realizzati questi quadrati a ferri o con l'uncinetto, e tra l'altro sarà una competenza che per certi aspetti forse alcune stanno riscoprendo anche in funzione di questa iniziativa, penso ad esempio alle giovani studentesse, anche altre scuole della provincia stanno aderendo, quindi è anche l'occasione insomma per scoprire ulteriori competenze. Credo che il valore aggiunto di questa iniziativa sia che le persone che decidono di partecipare, di dare il proprio contributo, lo fanno non solo come dire, finalizzando il proprio lavoro alla raccolta di un contributo economico che andrà interamente devoluto al Centro Donne e Giustizia, e qui con noi oggi c'è la Presidente, la dottoressa Paola Castagnotto, che sicuramente dopo illustrerà insomma che cosa grazie all'impegno di tutti andremo a realizzare su questo territorio. Perché è una donazione anche del proprio tempo, del proprio lavoro, quindi è una cosa che va oltre la mera devoluzione, insomma, la dico così, di denaro.
quindi crediamo sia un lavoro importante. Io ci tenevo, non è stato un ringraziamento formale quello fatto ad Antonella e Cristina, ma perché chi è più addentro agli aspetti organizzativi di questa iniziativa davvero si rende conto di quanto lavoro in realtà, davvero di tessitura di relazioni anche sul piano organizzativo e gestionale ci siano da fare. Quindi davvero, e trattandosi ovviamente di volontariato, è tutto tempo che noi davvero dedichiamo ad una causa che assolutamente riteniamo giusta, che è quella in primis della sensibilizzazione, della promozione di una cultura del rispetto dell'altro, dell'altra in primis, e quindi del contrasto alla pratica della violenza maschile sulle donne. Io credo vada inoltre fatto un ringraziamento davvero di cuore alla Fondazione Teatro Borgatti, perché ha rappresentato per certi aspetti quella scintilla che ha dato poi l'opportunità a questa iniziativa di crescere sul territorio centese, perché appunto ha erogato una donazione importante che ha fatto sì, insomma, che ci fosse per certi aspetti la materia prima con cui iniziare ad elaborare, a realizzare i primi quadrati. E quindi credo davvero che questa iniziativa che sta crescendo moltissimo, noi di questo insomma siamo molto contenta, perché tra l'altro alimenta ulteriormente la nostra voglia di metterci al servizio, è un'iniziativa che davvero parte dal basso, vuole valorizzare i territori, le competenze delle persone che abitano il territorio della provincia di Ferrara. Non è un caso infatti che la scelta della esposizione di questo tappeto colorato che verrà realizzato con tutte le coperte che verranno poi cucite assieme grazie alla realizzazione di questi quadrati, lo ricordava prima anche il dottor Manservisi, sarà un tappeto per certi aspetti multicolore, estremamente colorato, sarà in fregio al Castello Estense di Ferrara. Perché abbiamo fatto quella scelta, diciamo così, logistica? Perché il Castello di Ferrara è la sede dell'istituzione provinciale, quindi dell'ente provincia di Ferrara, che è l'ente appunto che ci rappresenta tutti e che fa per certi aspetti sintesi istituzionale di questo territorio. Quindi io davvero ringrazio l'amministrazione di Cento, in particolare l'assessora Silvia Bidoli, per averci dato l'opportunità insomma di essere ospiti di questa bellissima sala, e io direi che non rubo ulteriore tempo, siamo ovviamente a disposizione poi per le domande, ma lascerei la parola alle colleghe che con me davvero in maniera assolutamente paritaria lavoriamo nel comitato promotore provinciale. Magari spendo due parole su questo. Io che presiedo, insomma, ho l'onore di presiedere l'ufficio della consigliera di parità della provincia di Ferrara, figura che istituzionalmente si occupa di prevenzione e contrasto della discriminazione di genere, in primis nei luoghi di lavoro, ma in realtà a tutto campo in materia antidiscriminatoria. Paola Castagnotto, presidente del Centro Donna Giustizia, che è l'ente chiaramente beneficiario finale di tutto questo lavoro che insieme stiamo facendo e andremo a fare anche nei prossimi mesi, la dottoressa Roberta Russo, presidente del CUG, del Comitato Unico di Garanzia dell'Università e gli Studi di Ferrara, e quindi l'università, l'associazione Co-Housing Solidaria nella persona di Alida Nepa, e Liviana Zagagnoni in rappresentanza past president di UDI Ferrara, quindi Unione Donne in Italia. Queste cinque realtà
che sono, diciamo così, rappresentative del mondo istituzionale largo della provincia, perché chiaramente l'università accoglie gli studenti di tutta la provincia ed è un'emergenza sul piano culturale fondamentale di questo territorio. L'ufficio appunto della consigliera di parità, l'arcidiocesi ha patrocinato questa iniziativa, quindi un'iniziativa tra l'altro che ha il carattere di essere transgenerazionale, ma anche come dire, di abbracciare sia il mondo laico che quello cattolico, quindi davvero un'intera l'intera comunità della provincia di Ferrara che si è mobilitata nel costruire occasioni di supporto alle donne che sono state vittime di violenza. E ecco che arriva la padrona di casa. Bene. Quindi io mi zittisco subito. Avevo finito. Allora sì, bene, ben arrivata anche la dottoressa Mitral, grazie di essere qui con noi. Due parole nuovamente, perché Cristina e io siamo qui in rappresentanza del grande gruppo che si è creato, siamo 50 persone totalmente attive nel produrre questi quadri e già si stanno, io li chiamo quadri, non solo mattonelle, perché sono un capolavoro unico, irripetibile, come siamo ciascuno di noi, e hanno un valore immenso per quello che è l'impegno per cui vengono fatti, il valore che hanno del nostro costanza nel portare avanti un obiettivo, un pensiero, un obiettivo che vogliamo raggiungere. Il dottor Rimondi, nasce così questo rapporto. Buongiorno Matteo, sai che abbiamo un'idea, ecco, e sarebbe possibile, che dici, con la fondazione riusciamo a fare qualcosa, eccetera eccetera. Siamo arrivati non solo ad avere la donazione importante di chilometri di filo colorato, alcuni li vedete già qui realizzati, ma dello spazio istituzionale che è il Teatro Pandurera, che utilizziamo ora nelle date che ci siamo prefissati noi, ma senza limiti di tempo e di adesione, insomma, ecco. E per questo che vorrei che lui stesso dicesse due brevi parole, anche lunghe, perché come vuoi, ok, che insomma no, sappiamo che ecco, poi dopo Silvia dà i suoi saluti e poi passiamo la parola alle dottoresse che sono state prima presentate dalla dottoressa. E per quanto riguarda fondazione, quindi anche me personalmente, è un piacere essere qua questa mattina ed è vero quello che ha detto Antonella, perché abbiamo iniziato un giorno, effettivamente una mattina, con una richiesta dicendo abbiamo un'idea di fare di questo progetto, e chiaramente noi come fondazione abbiamo sostenuto e l'abbiamo sposato immediatamente, perché chiaramente era ed è un progetto che chiaramente sul quale anche noi ci teniamo molto, ci fa piacere che comunque venga associato a quella che è appunto il nome della Fondazione Teatro Borgatti, e tanto più al di là appunto del contributo, anche il fatto comunque di dare uno spazio appunto per voi per poter lavorare, quindi effettivamente proprio tecnicamente a quello che è il lavoro appunto dei vostri quadri, come diceva effettivamente Antonella, perché così è, e quindi darvi uno spazio all'interno del nostro Teatro Pandurera, del Centro Pandurera, che non è solamente per noi un punto dove si svolge quella che è l'attività teatrale, ma è anche un punto importante di aggregazione e di socialità che negli anni appunto ha sviluppato la fondazione all'interno appunto del Teatro Pandurera. Quindi quale migliore occasione di questa è stata appunto per sostenere questa iniziativa, e siamo veramente molto molto felici di accogliervi appunto all'interno dei nostri spazi e di sostenere questa iniziativa. Quindi davvero un applauso a tutte voi, soprattutto perché state facendo un bellissimo lavoro, veramente veramente molto importante, e quindi continuate così e noi come sostegno ci saremo sempre ben ben volentieri. Sono stato breve e conciso, sì, devo dire, così lascio spazio a voi a dire le altre cose. Grazie a voi. Benvenuta Silvia, ecco, volentieri due parole anche per te, grazie. Grazie, buongiorno a tutti, mi scuso profondamente per il ritardo, ho cercato di arrivare il prima possibile. È veramente un piacere essere qui in questa giornata, ringrazio davvero i relatori, gli invitati e
Come ci dicevamo la sera in cui ci siamo trovate per la prima volta in Pandurera, proprio per il primo incontro, si è creato subito un clima estremamente positivo, e il fatto che questo progetto sia un progetto che va avanti nel tempo è importantissimo, perché in questo momento abbiamo proprio bisogno di questo, di occasioni per vederci, incontrarci, confrontarci e avere delle relazioni sane, proprio positive, che possano far scattare in noi anche proprio dei ragionamenti. Qual è l'occasione migliore del trovarci attorno a un tavolo per costruire materialmente proprio qualcosa insieme? È importantissimo anche riavvicinarsi a quelle che sono proprio delle tradizioni, passatemi il termine, però in effetti recuperiamo anche una tradizione antica che molti giovani non conoscono in effetti. Infatti sono felicissima di vedere anche delle giovanissime qui presenti, perché proprio è in questo modo che facciamo rete, mentalmente e fisicamente proprio in questo senso, e questa grande rete andrà proprio a comporsi tra un anno nel tempo, e sono convinta, ecco, proprio che questa rete non è solo appunto fisica ma anche proprio di relazioni, che sono importantissime in questo momento, forse proprio quello che stiamo un po' anche perdendo un po' nel tempo, e queste occasioni per noi sono veramente preziose. Come assessore alle pari opportunità, e non solo, ma anche alla cultura e tutto, stiamo veramente lavorando in maniera anche molto importante con il CUG. Vedo qualcuno presente appunto che ha sponsorizzato e sostenuto in maniera importante l'iniziativa, quindi all'interno del comune ma anche esternamente. Ci avviciniamo anche all'8 marzo, stiamo organizzando insieme al comune, insieme a tutte le associazioni del territorio, non solo una giornata ma una serie di iniziative per quella settimana. Vorrei arrivare addirittura a un mese di iniziative, perché sono importantissime le giornate, per carità, ma credo che sia importante appunto ricordarci tutti i giorni e fare qualcosa tutti i giorni, un pezzettino alla volta, un quadratino alla volta, e questo è un po' il senso che racchiude proprio tutta questa iniziativa, davvero, della quale siamo orgogliosi come comune di partecipare, di essere presenti. Vi confesso che due anni e mezzo fa quando ho iniziato questo percorso, ho provato di contattare Viva Vittoria per sapere se potevano venire a 100. Ma a suo tempo mi avevano detto che insomma la piazza era un po' piccola, perché loro in questo momento frequentano piazze molto più grandi, ecco. Però chissà, ecco, magari cominciamo con la piazza di Ferrara, però poi dopo chissà se questa rete riuscirà, come evolve, riuscirà ad espandersi magari ad andare anche nelle piazze un po' più piccole, perché forse abbiamo bisogno anche lì ovviamente di arrivare anche, passatemi il termine, ovviamente dalla grande città ma anche alla periferia proprio, e quindi fa piacere che 2 anni dopo ci troviamo qui, ecco, tutte unite per portare avanti insomma questo meraviglioso progetto. Quindi come comune, come fondazione, Matteo ha detto già benissimo, noi quello che la fondazione, che poi è, posso dire, il braccio operativo, ecco, in un certo senso anche concreto, del comune, ha messo a disposizione non solo delle risorse per poter acquistare, per poter portare avanti, ecco, questo progetto, ma anche uno spazio di questi tempi. Anche questo non è scontato, non è banale, trovarsi in un posto, poter avere questa continuità, un luogo che spero che diventerà proprio un luogo di tutti e di tutte veramente. Quindi davvero non mi dilungo ulteriormente, perché voglio insomma sentire gli interventi. Vi ringrazio e ripeto, mi scuso ancora profondamente del ritardo, ma veramente è un piacere essere qui con voi oggi, anche con questo bel pubblico. Grazie a tutti. Grazie a te Silvia. Vorrei aggiungere 2 parole per introdurre le altre relatrici, dicendo che si sta già creando sul territorio una rete molto importante, capillare. Siamo in contatto con le scuole, oggi abbiamo qui con noi la dirigente dell'Istituto Comprensivo Guercino con alcune ragazze del progetto di lavoro all'Uncinetto. Avevano già lavorato lo scorso anno per un progetto di beneficenza a coperta di Youssef, scusate, io faccio proprio difficoltà con i nomi, è una mia pecca. E quest'anno hanno aderito a braccia aperte, bastato dirlo, e quindi insomma c'è anche questa grande accoglienza. Stanno nascendo piccoli fiammelle che hanno già preso vita su Renazzo, su Casumaro, proprio il territorio del comune di Cento, che è uno dei tanti comuni della provincia di Ferrara, quindi altro si sta facendo in altri comuni. Ovviamente noi siamo partiti da qui, e siamo contente perché si lavora tutte nella propria rete amicale, sociale, lavorativa. Nessuno
prevale sull'altro, c'è grande collaborazione, c'è un coordinamento ed è per quello che vedete me e Cristina più esposte di altre, ma bisogna ringraziare tutte le altre che sono nel gruppo, perché senza il gruppo non andremo da nessuna parte. Quindi questo per dire un attimo sia a Roberta che a Paola come noi siamo già così articolate sul territorio. Prendete atto che abbiamo cominciato questo lavoro il 10 di gennaio e siamo solamente al 17 di febbraio, però novembre arriva in fretta. Bene. Ecco, decidete tra Roberta e Paola chi preferisce. Buongiorno a tutte e a tutti, ho piacere di unirmi ai ringraziamenti di chi mi ha preceduto, in particolare alla padrona di casa, a chi fattivamente ha dato modo a questo progetto di avviarsi e, come vedremo, di concretizzarsi. E un ringraziamento affettuoso sicuramente ad Antonella e a Cristina che con grande slancio da subito si sono fatte portavoce e promotrici di quella che è la realtà di oggi, che, come appena detto Antonella, si allarga sempre di più, e il nostro auspicio è proprio questo. In particolare non posso nascondere la mia enorme felicità nel vedere queste giovani leve alacremente al lavoro. È quello che ci piace molto, siete bravissime, grazie per dedicare il vostro tempo a questa buona causa. Il fatto che sia una buona causa questo progetto credo che sia ormai chiaro a tutte e a tutti, e voglio dirvi perché l'Università di Ferrara, per il tramite del CUG che da qualche anno presiedo, ha deciso di aderire. Anche noi con molto slancio, non appena la consigliera ha dato il là ormai mesi fa, abbiamo immediatamente aderito per un motivo molto preciso. Si diceva che la causa è ottima, la causa è importante, la causa va sposata. E quale occasione migliore per un Ateneo che istituzionalmente è deputato alla formazione delle persone, quindi quale luogo migliore per instaurare nelle giovani ragazze, i giovani ragazzi che frequentano le nostre aule, la cultura della non violenza. Il tema purtroppo è alla ribalta quotidianamente per gli eventi tristi che tutti conosciamo, e pertanto siamo fermamente convinti che già dalla tenera età bisogna fare in modo che i ragazzi e le ragazze sappiano come comportarsi, sappiano e imparino come gestire le loro emozioni e i loro sentimenti. Ma ritorniamo al progetto che ci vede qui uniti. Chi mi ha preceduto ha già ampiamente detto che ognuno di questi quadrati, che sì, è vero, rappresentano un'opera d'arte, ma sono senz'altro un segno evidente del no di chi li realizza alla violenza di genere. Prima ci avete visti fare la fotografia con questa coperta che proverò a riaprire. Ecco, grazie. Questa è la coperta che Viva Vittoria Nazionale ha sempre piacere di dare in affido, perché è un affidamento, alla realtà che si appresta ad organizzare l'evento clou nel luogo prescelto. Quindi in questo caso Viva Vittoria Ferrara ha in consegna questa coperta, che abbiamo cura di conservare e poi di consegnare alla prossima realtà che organizzerà come noi questo evento. Grazie per la collaborazione, ma come vedete anche soltanto per mostrare una coperta è necessaria la collaborazione. è necessario creare una rete, un gruppo, e la rete viene rappresentata in queste coperte anche idealmente da questo filo rosso. Il filo rosso è un filo che obbligatoriamente deve essere utilizzato per cucire quattro mattonelle, quattro quadrati. Il filo rosso, dicevo, è quel filo che idealmente ci unisce tutti nella buona causa che abbiamo detto essere la violenza contro le donne.
Quindi il filo rosso ha un suo perché, il filo rosso ci unisce tutti e noi ci lasciamo unire in questo intento che è molto, molto alto. Vi lascio la parola a Paola, che nello specifico parlerà del progetto che hanno realizzato come Donna Giustizia, che è il centro che abbiamo scelto come Viva Vittoria Ferrara quale destinatario dei proventi che raccoglieremo quando il 23 e il 24 di novembre cederemo, in cambio di un'offerta minima di 20 euro, le coperte che speriamo siano in numero talmente numeroso da poterci far coprire non solo il castello, il cortile del castello, ma anche le parti esterne. Quindi per fare questo vi lascio con un impegno preciso che vorrei che tutti prendessimo, quale quello di diffondere questa iniziativa e cercare di reclutare il più possibile persone che in qualsiasi modo diano la loro disponibilità, unendosi ai gruppi di Antonella e di Cristina per lavorare, o anche sostenendoci acquistando un gomitolo, oppure dando la loro disponibilità per cucire questi quadrati. Antonella e Cristina sicuramente vi avranno detto che non è necessario partire già con un'esperienza, ma l'esperienza la si può fare anche insieme partecipando ai gruppi. Grazie, grazie per essere qui. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, come già è stato detto, io mi chiamo Paola Castagnotto, sono la presidente del Centro Donna Giustizia, che è l'unico centro antiviolenza della provincia di Ferrara, che aderisce al coordinamento dei 20 centri regionali che operano in tutte le province della regione Emilia-Romagna e alla rete dei circa 90 centri nazionali. I centri sono di più, ma diciamo che 90 sono quelli che aderiscono alla rete nazionale DIRE, Donne in Rete contro la Violenza, e aderiscono a WEV, che è una rete internazionale. Infatti una volta all'anno si svolge un importante convegno internazionale per confrontare le linee guida, per vedere se si lavora appropriatamente nei diversi paesi. Questo è per dirvi un po' chi siamo. Ci siamo da 21 anni a Ferrara, quindi siamo nate da una volontà della UDI, perché l'Unione Donne in Italia aveva aperto un telefono di consulenza psicologica e di consulenza legale, sentendo che diverse donne poi avevano problemi legali. Devo dire che erano i primi anni 80, da poco era stato approvato il nuovo diritto di famiglia, che è del 1975, e molte donne non conoscevano chiaramente i propri diritti, sia in campo civile che penale. Per cui le telefonate, le richieste di consulenza alle avvocate erano molte. Partì come un lavoro quasi di risulta, un piccolo lavoro, poi diventò sempre più impegnativo ed erano talmente tante le donne che chiedevano di essere aiutate che l'UDI disse: no, dobbiamo ritirarci e far nascere un'associazione autonoma. E da lì nacque come associazione di volontariato prima, poi adesso siamo associazione di promozione sociale e fra poco daremo vita anche a una cooperativa. Per cui stiamo proprio cominciando a lavorare da anni, ormai siamo un pezzo dei servizi essenziali della provincia di Ferrara. Lo dico perché qui ci sono delle funzionarie del comune con le quali lavoriamo da molti anni. Tra l'altro lo dico non da ospite, ma lo dico un po' da concittadina, perché loro lo sanno. Ho avuto la cittadinanza onoraria dal comune di Cento. Sì. Ed è stato un bellissimo regalo al riconoscimento del lavoro fatto insieme in questi anni. Abbiamo sempre lavorato insieme e quindi ogni tanto lo dico al mio sindaco, che è quello di Argenta: guarda che posso cambiare il comune. Quindi devo dire che vengo sempre molto volentieri qui e a lavorare con voi. C'è una forte sensibilità non solo del tessuto associativo, ma anche nelle amministrazioni comunali. Le operatrici e gli operatori dell'amministrazione comunale sono molto attenti alle novità. Io mi occupavo anche professionalmente di progetti di comunità
e qui c'è sempre stata una grande voglia di tessere rapporti e relazioni tra le diverse associazioni. Questo è un ottimo contesto che fa sì che un progetto come Viva Vittoria possa attecchire. Mi fa tra l'altro piacere vedere una giovane assessora, quindi vuol dire che c'è anche una voglia di investire sui giovani, questa è un'altra cosa molto importante. Allora, Viva Vittoria è un progetto che ci vede come destinatarie finali, il centro antiviolenza sarà il soggetto al quale verranno devoluti i fondi raccolti dalla vendita delle coperte, però noi non ci sentiamo soltanto beneficiari di un atto di generosità, infatti abbiamo chiesto come centro di far parte del comitato, cosa che normalmente non avviene, i centri non sono parte dei comitati nelle altre realtà, ma qui proprio a segnare il fatto che è un lavoro collegiale da fare. Quindi cosa possiamo portare noi? Ma io vado un po' in giro, tra l'altro mi sono già trovata anche con il co-housing diverse volte, io non sono un fulmine di guerra nel lavoro ai ferri, non sono bravissima, un po' slavoracchio, però a cucire mi hanno messo la cucitura e mentre mi hanno messo il co-housing San Giorgio, dove lavora Ida Nepa, questo gruppo di persone che condividono questa esperienza dell'abitare insieme, io va cuccio e parlo, quindi questa è la cosa che devo fare. Quindi loro chiedono di un po' di raccontargli che cosa siamo, un po' di storie, un po' di storie vissute, un po' di esperienze di questi anni che possono aiutare a far crescere quel sistema di sensibilizzazione comunitaria. Il grande obiettivo di questo progetto è che è un progetto che vuole proprio far crescere la trama delle corresponsabilità. La violenza, che veramente non è neanche un fenomeno, ormai è un dato purtroppo strutturale delle nostre società, la violenza che colpisce le donne ed è segno di un rapporto, purtroppo non c'entra nulla con l'amore, quando leggete questi titoli fantasmagorici sui giornali, l'amore malato, il rapto di gelosia, tutte stupidaggini che peraltro non criminologicamente non hanno neanche nessun senso, se c'è qualcuno che si occupa di criminologia sa che non esistono, sono in realtà reati legati a un dominio di un genere sull'altro. Qui ci sono, purtroppo c'è una parte del maschile che ancora vive in una dimensione di dominio sul femminile, dico una parte perché non credo che tutti gli uomini siano così, e anzi queste, le occasioni come Viva Vittoria sono ottime occasioni perché anche gli uomini che si dissociano da quel modello possono metterci la faccia. Infatti noi li invitiamo sempre, se non anche a cucire e a tessere, però a parlarne, perché vuol dire metterci la faccia, vuol dire far capire che voi vi dissociate da un maschile tossico, che è un maschile che avvelena anche la vita degli uomini stessi. Questa rappresentazione dell'uomo forte, dell'uomo che comanda, dell'uomo che domina, è una rappresentazione che fa male anche agli uomini. Infatti tanti uomini che si rivolgono, che lavorano nei centri anche ascolto per uomini maltrattanti, che stanno anche nella nostra città, ne abbiamo uno attivo, il CAM, tra l'altro che ha uno sportello anche qui sul centro, poi ne è nato un altro dell'azienda USL, quindi vuol dire si incomincia anche a lavorare molto sul maschile, e uomini che prendono il coraggio di farsi aiutare si rendono conto dopo un po' cosa gli ha tolto la violenza. La violenza non toglie solo alle donne, non toglie dignità, non toglie rispetto per se stessi, addirittura la vita in casi estremi, ma toglie anche agli uomini, perché gli toglie la possibilità di essere umani, e questa è una cosa importante. Allora diciamo che esperienze anche condividere, metterci la faccia, vuole anche dire riappropriarsi del proprio aspetto umano e metterlo a disposizione della comunità. Quindi io credo che siano tanti gli uomini per bene che hanno voglia di fare questa cosa insieme alle donne. Non è un problema delle donne la violenza, ma è proprio un problema delle comunità, è un problema delle società che non riescono a stabilire un sano registro di relazioni e ancora purtroppo non riescono ad espellere il dominio e il controllo dei forti sui deboli e sostituirlo invece con la relazione, col confronto e col dialogo. Mi ha molto amareggiato vedere sulla stampa in questi giorni ancora un ultimo questionario fatto a giovani
dove anche tra le giovani generazioni questo modello di dominio non è per nulla superato. La violenza è ancora presente nelle relazioni anche tra i ragazzi e le ragazze, e questa è una cosa molto triste. Non appartiene quindi soltanto alle generazioni precedenti, appartiene anche alle nuove generazioni che hanno più strumenti di conoscenza superiori. E quindi vuol dire che è un tema sul quale dobbiamo continuare a non dare per scontato nulla e continuare a fare informazione, fare formazione. A proposito di formazione, tra pochi giorni saremo ancora qui a Cento, anzi a Pieve di Cento, per un progetto che è legato al distretto Ovest, che si chiama Il Bandolo della Matassa. Sembra che tutto tenga in tema. È perché è già il secondo anno che giriamo per i comuni e ci rivolgiamo a un progetto di comunità che è passato dentro l'ufficio di piano, quindi fa parte della progettazione sociale di questo territorio, ed è proprio un'opportunità di formazione per cittadine e per cittadini, per riconoscere la violenza e per distanziarsi dalle forme di violenza, anche quelle che possono sembrare non estreme, anche quelle verbali, quelle comportamentali, non per forza. La violenza non è solo fisica, la violenza è psicologica, economica, quindi ha tanti aspetti ed è molto difficile riconoscerla nelle relazioni. Molte volte le donne stesse non la riconoscono. Noi abbiamo donne che vengono e faticano a riconoscere di essere persone rese vittime dalla violenza, ma in realtà la stanno subendo da anni e anni, perché magari è violenza economica, magari donne che lavorano e non hanno neanche accesso a un conto corrente, non hanno la possibilità di comprare nulla, perché se non chiedono l'autorizzazione al marito o al compagno, che rimane l'unico titolare, donne che firmano documenti senza sapere cosa firmano, donne che coprono impegni finanziari del compagno senza sapere che si mettono nei guai. Infatti vogliamo anche, uno degli aspetti sui quali vogliamo lavorare nei prossimi anni è l'educazione finanziaria, perché pensiamo che tante donne, soprattutto donne che vengono da realtà un po' culturalmente deprivate, non abbiano una formazione finanziaria, cioè non sanno come tutelare i propri interessi, anche solo come difendersi, e quindi fare un po' di formazione, educazione finanziaria. Ci sono delle bravissime economiste che sono disponibili, anche tra le professoresse dell'università, a lavorare con noi su questi temi. Non voglio rubarvi molto tempo, cioè voglio dire che quindi noi ci siamo, noi abbiamo un'organizzazione che ci vede fare un servizio di accoglienza, di ascolto, centralizzato su Ferrara ma anche decentrato, perché anche a Cento abbiamo uno sportello di primo ascolto, come a Bondeno, come a Copparo, come a Codigoro, a Comacchio. Ne abbiamo sei, un'Argenta, ne abbiamo sei decentrati, sono sportelli di primo ascolto, perché molte volte ci sono donne che non riescono ad arrivare direttamente a Ferrara, hanno bisogno di avere un primo impatto con uno sportello decentrato. Poi dopo però vengono gestiti dall'equipe delle professioniste che è centralizzato su Ferrara. Abbiamo servizi di consulenza legale, di consulenza psicologica, di ascolto, di accompagnamento anche per la costruzione di un curriculum lavorativo, perché molte perdono il lavoro o non sanno come potersi reinserire nel mondo del lavoro per potersi mantenere in autonomia. Quindi questo, oltretutto, per i casi di emergenza e di urgenza gestiamo due case rifugio, solo per il progetto Uscire dalla Violenza, e quattro per il progetto Oltre la Strada, sono case di fuga. Cioè sono case dove ci si nasconde, lo dice la parola stessa. Quindi noi abbiamo la responsabilità di mettere in sicurezza donne che rischiano la vita se stanno a casa. Ci vengono portate dalle forze dell'ordine, a volte vengono da sole, scappano, o vengono con le forze dell'ordine o vengono mandate dai servizi sanitari perché magari sono state intercettate da un pronto soccorso. Bisogna metterle in sicurezza, cioè quindi bisogna metterle in un luogo protetto, e quindi le case di fuga questo sono, in un luogo protetto dove possono rimanere un po', ma il vero problema viene dopo, perché viene quando devono rincominciare la propria vita. Allora hanno bisogno di comunità vicino, per quello che progetti come questi servono a sensibilizzare le comunità per riconoscere la violenza
e quindi per respingerla, ma anche per aiutare poi le donne che vorranno ricominciare a vivere a non sentirsi sole. Quindi questo è per dire, non voglio farla troppo lunga, vi ringrazio di essere qui, ringrazio Cristina, Antonella per il lavoro che fanno, tutte le loro amiche, perché sedersi vicino e lavorare condividendo un progetto vuol dire metterci la faccia, metterci il proprio tempo e allo stesso tempo costruire qualcosa che lascia un segno per la comunità, perché sono semi, crescono alberi da questi semi e l'albero è quello della speranza di un mondo meno violento per loro. Io vi ringrazio molto e vi anche del fatto di essere qui e ci rincontreremo prima della fine del progetto. Grazie mille, buona giornata. Ringraziamo tutti per le parole che hanno espresso, perché non rubate tempo a nessuno, siamo qua appositamente per ascoltarvi. Il coinvolgimento emotivo diventa personale e mentre parlate, cioè, penso di condividere il pensiero di tutti, viene alla mente un caso specifico, un caso vicino a noi, cosa potremmo fare più di quello che stiamo già facendo, perché fino ad oggi non abbiamo fatto qualcosa, come comportarci da madri, di figli maschi, di figli femmine, come comportarci da fidanzate, da moglie, da suocere. Ecco, visto che insomma queste mi appartengono tutte, ok? E questo è la dice lunga su quanto abbiamo ancora tanto, tanto da fare. Ora, è molto bello quello che è stato detto anche da Paola rispetto a tutto il lavoro che è stato fatto qui negli anni. A me piace ora dare qualche numero e dopo questi numeri che vi dirò che sono importanti, per dire come nella trasparenza, perché questo incontro è stato voluto anche per poter dire alla cittadinanza quello che facciamo davvero senza soluzione di continuità arriva dove deve arrivare. Nella trasparenza si ottengono i fondi che vengono spesi assolutamente per spazi importanti, servono case rifugio perché quelle che ci sono non sono sufficienti, servono professionisti che aiutino donne ma anche gli uomini maltrattanti a uscirne e quindi insomma un lavoro lungo. Dopo quei numeri che io vi dirò ascoltiamo la testimonianza di un'altra volontaria che ha partecipato al Viva Vittoria Modena che si è svolta nella primavera del 2023. Quindi per Viva Vittoria sono questi numeri, la prima piazza che è stata rivestita di coperte risale al 2015, da allora sono 38 con Ferrara, le città con sorelle ora, dove vengono chiamate così, coinvolte per una raccolta totale di 1.650.000 euro consegnate ai centri antiviolenza, quindi il lavoro che si fa è davvero tanto. Il nostro piccolo che è una goccia nell'oceano, ma senza quella goccia non ci sarebbe quello che è stato fatto. Quindi vi chiedo davvero di ridondare questo messaggio nelle vostre reti amicali. Prima si parlava di amiche, certo, per quel che mi riguarda nel gruppo ho un'amica che ho dall'asilo nido, materna, diciamo, allora c'era l'Omnia, vero Steffi? Un'altra compagna di scuola, quindi sono passati quei 42 anni dal diploma. Ecco, quindi ci sono cose che negli anni sono rimaste, perché personalmente io ne ho 60 e quindi nella vita di 60 anni ho visto cose immaginabili. Dico, è vero che si dice così, lo dicono in tanti, ciascuno di noi ha le proprie esperienze in cui ha potuto introdursi, eccetera. Speriamo che queste ragazze possano dare una risposta molto più forte di quello che casomai è stata data a noi alla loro età, proprio per il tempo storico in cui siamo cresciuti e siamo vissuti. Io personalmente sono stata una bambina, un adolescente molto felice e quindi spero di aver svolto anche questa parte come genitore. Daniela, accomodati insieme a Cristina che ti presenta. Testimonianza della loro esperienza, del loro programma, della loro piazza. E mi hanno indirizzato, mi ha fatto contattare Daniela, ci siamo sentite, Daniela oggi è qua che racconta l'esperienza
che è stata fatta durante e quello che ha lasciato anche dopo Viva Vittoria, proprio come gruppo, come tutto, insomma. Passo la parola a Daniela. Grazie. Buongiorno a tutti, mi complimento veramente con tutte le persone che hanno parlato e per la rete di, cioè, le cose che state anche realizzando concretamente attraverso quello che avete spiegato, che io chiaramente vedo oggi per la prima volta. Vi invidio perché respiro già quell'aria di avventura che abbiamo vissuto un anno e mezzo fa a Modena. Allora, che dire, si diventerà una specie di droga del gomitolo. Ci sarà Lana, Quadrati, dei gomitolatori, ovunque, perché voi avete già, sembra una bella rete, non avete idea di quello che succede andare a quest'estate che verrà o novembre. E questo è l'aspetto su cui volevo un pochino, al di là dei numeri che noi veramente come piazza abbiamo realizzato, è proprio l'aspetto meraviglioso che dà la piazza. E come ho detto con alcune signore che ho visto appena stamattina, lo dico a voi, ditelo a tutti, non perdetevi il momento visivo della piazza, la prima mattina che viene realizzata, perché è una cosa che dà un'emozione veramente incredibile. Io tra l'altro ho conosciuto queste all'inizio veramente poche persone che si stavano impegnando per il progetto, un po' casualmente, e abbiamo iniziato, perché non avevamo ancora nel settembre del 2022 neanche la sede dove cominciare, lavoravamo perché c'era questo progetto, diciamo nell'estate si facevano questi tavolini dove si lavorava l'uncinetto ed eravamo in 10-12 lire. E con un aneddoto, noi facevamo anche un po' fatica all'inizio a capire cos'era sto Viva Vittoria, i Quadrati, tutto. E passò una sera, che non me lo dimentico, una coppia di turisti toscani e ci chiese: cosa fate? E noi chiaramente a spiegare: vedi, facciamo dei quadrati, poi questi quadrati verranno uniti 4 volte, poi li metteremo, li esporremo sulla pavimentazione di Piazza Grande. Allora questi vanno, torna dopo un'ora e mezza e dice: scusa, ma io sono andata a vedere Piazza Grande, ma è grande. E lui ha detto: sì, sono 3200 metri quadrati. Quindi, al di là che uno faceva quello che poteva, l'obiettivo finale sarebbero stati 12.000 quadrati per avere questi 3.200 metri quadrati. E questo ci guarda e dice: ma quante siete? Dico: siamo Maragassoli, Angla Femenga, Angla Cavè Menga. E invece è stata una cosa che è come quando parte la, come posso dire, la valanga, piccola piccola. Ma non era solo nella potenza, nei numeri che abbiamo raggiunto, che sono sempre marginali, ma è proprio in questa bella sensazione che ti dà nel fatto che io ancora oggi ho la mia nonnina vicina di casa che mi fa quadrati, che la tengo impegnata, perché c'è un notevole anche, soprattutto nei mesi invernali, una necessità proprio di socializzare, ci si confronta su un punto, sulla misura, c'è proprio anche un riprendere delle relazioni tra generazioni più giovani, andando a chiedere alle generazioni più vecchie. Come dicevo, anche da noi, alcune scuole medie hanno fatto dei progetti dove univano dei pomeriggi nonne, mamme e ragazzi, indistintamente maschi e femmine. Noi chiaramente in una percentuale chiaramente più bassa, però abbiamo avuto anche
ragazzi o signori che ci hanno aiutato proprio anche nella realizzazione, e hanno fatto questo progetto. In questi pomeriggi i ragazzi hanno imparato, come vedo qui, che stanno tanto già lavorando, e comunque c'era questo discorso di relazione, poi c'è tutto anche l'aiuto che viene dalle altre, chiamiamole consorelle, perché la caratteristica di questo format Viva Vittoria è quello che in teoria è un evento che nasce e finisce, cioè ha il suo momento clou nella presentazione della piazza, e poi dopo però non, in teoria non lo puoi più fare sulla stessa piazza, ma rimani comunque, puoi comunque continuare a realizzare i quadrati, perché poi vengono portati e consegnati alle altre città. E non solo, cioè noi abbiamo avuto, organizzavamo negli ultimi mesi dei momenti in cui, faccio un esempio dalla Toscana, il gruppo delle cucitrici di Firenze veniva, portava la loro montagna di quadrati, si fermavano tutto il giorno presso il laboratorio, e in quel giorno il laboratorio era riservato a loro per la cucitura che loro venivano ad aiutare. Quindi si crea proprio un sistema, così come insomma, e quindi che dire, non fissatevi sui numeri, perché ce la fate. Sul discorso del numero ce la fate. Io non avevo mai visto una piazza, sono andata a Vicenza in ottobre 2022 per curiosità, sono arrivata in questa piazza, che la loro piazza è molto lunga e un po' più stretta, sono entrata da una laterale a metà, ho guardato fino là, ho detto, ma chi la compra? Al di là della meraviglia. Allora, io sono arrivata alle 10:30, ne avevano già vendute un tot, a mezzogiorno ce n'era un quinto, alle 3:30 loro dovevano farlo per 2 giorni e non avevano più niente, hanno dato via tutto. E quindi la parte della vendita, della solidarietà, perché c'è chi offre anche di più, però in generale direi che sì, se non è proprio quella giornata così brutta che piove, insomma, cioè, non ci sono degli altri fattori, quella si raggiunge, e vi dico che si raggiungono anche insomma delle buone cifre, come è stato detto. Quindi sì. Poi c'è un po' di vuoto, perché il giorno dopo ti cambia la vita, dici, oh, posso andare a letto prima di mezzanotte, perché come poi non vi voglio raccontare tutte le fasi, perché è anche bello scoprirle nel momento che le vivete. Come per dire, noi avevamo uno spazio che ci era stato dato dalla Banca Popolare in collaborazione col Comune, perché una cosa importante di solito è avere uno spazio dove abbastanza comodo alla piazza, perché noi abbiamo scelto di fare la catena umana, quindi alla mattina alle 5 o alle 6 una catena umana aveva blocchetti di 4 o 5 coperte e se le passava di mano in mano e venivano stese. Questa è una scelta che hanno fatto altre piazze, noi abbiamo fatto così, poi abbiamo realizzato il video e poi i droni e poi insomma, perché questi colori, questa piazza è veramente stata, nel nostro caso, e non ci avrei scommesso 5 centesimi a gennaio che avevamo a marzo, cioè noi eravamo veramente, a mio parere, tanto tanto indietro. Poi ci siamo detti, oh, arriviamo più di così. Allora abbiamo raggiunto l'obiettivo, abbiamo superato l'obiettivo, quindi noi siamo arrivati a 4.000 coperte, quindi 16.000 quadrati, e in certi punti abbiamo fatto il doppio strato, le abbiamo messe una sull'altra, per cui non... E niente, quindi io cosa vi posso dire? Sono contenta di essere qua, vi dico, vedrete, è un bellissimo progetto che creerà relazioni, che consolida relazioni già esistenti, ma nel percorso si incontrano tante altre persone, realtà. Spero di tornarvi a trovare per portare anche noi un po' di quadrati che vi faremo avere, e il giorno della manifestazione
se riusciamo con un gruppetto veniamo comunque a vedere, perché funziona, di solito funziona così, e credetemi, ce la potete fare, create degli spazi anche di stoccaggio abbastanza abbondanti, perché ripeto, non se ce ne rende conto di quante, cioè io ho avuto paura l'ultima settimana perché giravo in mezzo a delle montagne di coperte piegate e dicevo, ma no, qua non esistiamo più, però siamo arrivati nell'ultima settimana, abbiamo cucito un giorno 200 coperte, perché quando arrivi all'ultimo mese, mezzo, due, che ti arrivano, cominciano ad arrivare tutti quelli dalle o associazioni, cioè mentre prima avevi l'accettazione, prendevi 10 quadrati, poi ne va un altro con 3, cioè dopo arrivavano i borsoni, quanti ne ha? 200, non lo so più. Poi venivano stoccati, divisi per colore, fatta una grande attività anche sull'abbinamento dei colori, perché è molto importante, al di là della realizzazione, quindi per tutti ce n'è, quelli che non sanno, donazioni dai vari magnifici, abbiamo, sono andati a svuotare solai, di tutto per avere questo filato che a volte era anche molto sottile, però con i gomitolatori c'erano persone che facevano i gomitoli, insomma si crea tutta una rete che rimarrà per sempre. Noi ancora per qualche mese, perché da marzo la sede era anche tra l'altro un negozio centrale, quindi insomma comunque siamo riuscite a tenerla ancora, ce l'hanno lasciata. E abbiamo fatto altri due progetti, un progetto di raccolta di, sempre di coperte, borse per l'Emilia Romagna quando c'è stata le alluvioni, quelle di maggio, e abbiamo realizzato un albero di Natale e delle palline che poi la vendita di tutto è stata data in beneficenza a un centro per l'oncologia infantile che abbiamo lì. Insomma, adesso c'è un momento di, ci stiamo un attimo riprendendo, sì. Però ripeto, vi auguro veramente un buon progetto. Grazie. Una continuazione. Forse si sente meglio questo. Allora, grazie. Intanto è vero che insomma anche stare ad ascoltarci, vi ringraziamo. Avete delle domande da porci? È stato, prego. Prego. Vai. Vieni, arrivo io, aspetta. Provo a fare la miss, non contateci. Grazie. Grazie Antonella. Niente, io volevo chiedere questo, ascoltando tutti i discorsi che avete fatto un po' sulla situazione in generale di questa situazione, io mi concentravo su Ferrara, ecco, su Ferrara c'è ancora molto da lavorare per riuscire contro questa situazione, o si comincia ad avere qualche risultato, anche perché ascoltando la dottoressa Castagnolo che diceva che attualmente tra i giovani insomma c'è ancora qualche malessere, c'è ancora qualche episodio di prevaricazione fra di loro, anche perché ascoltando la dottoressa pensavo anche ai messaggi che vengono dati dalla società. Io pensavo ai rapper, cioè nei testi della musica di questi cantanti non è che si pensa all'amore, insomma al rispetto che hanno dato, il messaggio è tutt'altro il messaggio. Quindi ecco, chiedevo come siamo messi, se c'è ancora molto da lavorare, se si cominciano ad avere dei risultati nelle scuole, i messaggi che vengono dati, perché sicuramente voi con le vostre associazioni lavorate anche nelle scuole. Ecco, un discorso un po' più, diciamo così, diretto su quello che si va a fare, su quello che è i risultati che si stanno ottenendo nella nostra società. Ecco, grazie. Dico, ma penso che ci vorranno ancora molti anni prima che possiamo dire che siamo, anche perché è talmente profondo il tema, è radicato nella nostra società, che deve cambiare davvero un sistema culturale. Ma noi i numeri, devo dire che purtroppo
nonostante il lavoro fatto nelle scuole, i progetti di comunità, vediamo che continuano ad aumentare. Quindi nel 2022 abbiamo chiuso un anno con 262 donne accolte. I 10 mesi del 2023, perché noi alla fine di ottobre facciamo sempre una visualizzazione dell'anno, eravamo già a 336, quindi devo dire non siamo migliorate purtroppo. Allora, cerchiamo di fare di tutto. È chiaro che noi intercettiamo la punta dell'iceberg, perché sono ancora troppe, moltissime, quelle che non si rivolgono neanche a un centro antiviolenza, che non chiedono aiuto a nessuno e che pensano di farcela da soli. Poi dopo vediamo come va a finire molte volte. Quindi penso che il lavoro sia ancora molto da fare. Certo che c'è bisogno di una rete che metta insieme tutti, perché nessuno ce la fa da solo, non ce la fanno i centri antiviolenza, non ce la fanno le forze dell'ordine, non ce la fanno le aziende sanitarie, le istituzioni. Bisogna mettersi insieme e non abbassare mai la guardia, quindi continuare a fare un lavoro che non sia un assillo, quindi, perché anche con i ragazzi noi non li dobbiamo tormentare o fargli venire l'angoscia delle relazioni umane, perché l'obiettivo non è questo, non è quello di avere di vivere in un clima di paura, ma quello di vivere invece in un clima di pretesa, di rispetto e di attenzione, questo sì, di dignità. Certo che c'è ancora molto da fare, perché per troppi anni noi pensiamo che abbiano operato stereotipi e visioni delle donne che non hanno aiutato a far crescere una cultura paritaria nel nostro paese, quindi adesso il nostro paese come in altri, Quindi purtroppo il lavoro è ancora molto da fare. E poi dopo le scuole, continuiamo ad andare nelle scuole, continuiamo ad avere, c'è un buon tavolo provinciale presieduto dal prefetto che ci mette tutti insieme, bisogna continuare in queste direzioni, ma passeranno anni prima che il tema sia risolto. Per quello che riguarda invece i nostri appuntamenti, che è importante portare, e poi dopo li trovate anche sui social, ci vediamo martedì sera, martedì 7, dalle 20:30 in Pandurera. C'è un gruppo che si ritrova il mercoledì pomeriggio a Renasso al Circolo Aspi, qua vicino, quindi alle 14:30. Per gli altri orari, insomma, poi dopo mettiamo tutto sui social. Va bene? Io vi ringrazio di essere intervenute, grazie a voi della preziosa presenza al centro. Nel frattempo la sala un po' per l'orario si è svuotata, e quindi grazie a chi è rimasto fino all'ultimo. Un ringraziamento a Linda, il nostro CUG. Grazie della sua presenza, grazie. Bene, buon rientro, grazie ragazze che sono instancabili, non smettono proprio una droga e vanno avanti. Ok, forza ragazzi. Bene, alla prossima. Buon rientro a tutte, grazie a voi.